Buona giornata a tutti, da Lourdes. Allora, cosa ci racconti? Allora, c'è stata appena adesso, ieri sera è iniziato il pellegrinaggio con una messa solenne di là dal Gav nella chiesa di San Bernadette. Sta chiudendo, e infatti vedete un po' di gente che si sta muovendo, è appena finita la messa internazionale sotto a San Pio X e tra poco i pellegrini di Verona faranno la foto di rito. Nel frattempo io ho qui a fianco delle figure che a Lourdes sono fondamentali, che sono le sorelle Chiara e Maria Gabriella. Allora, faccio raccontare a loro intanto perché sono venuti a Lourdes e poi che cosa vuol dire fare la sorella a Lourdes. Chiara. Buongiorno a tutti intanto. Diciamo che per Lourdes, verso Lourdes ho sempre avuto un'attrazione, infatti questa per me è la quarta volta a Lourdes, però come sorella la seconda. Ho fatto l'anno scorso l'esperienza del nazionale, quest'anno volevo ripartire con il diocesano. E, perché essere a Lourdes? Perché è quasi respira la serenità, e la serenità comunque la vedo anche negli ammalati a cui prestiamo servizio. Infatti il servizio di sorella non è semplicemente quello di magari aiutare nel vestire o nell'aiutare insomma nella mobilità gli ammalati, ma è anche quello dell'ascolto. Soprattutto e vedo che nell'ascoltare gli ammalati trovano conforto e quella serenità che poi ritrovano sotto la grotta. Tra l'altro questa mattina il Vangelo che è stato annunciato era proprio quello dei discepoli di Emmaus e il Vescovo che ha celebrato, il Vescovo di Edimburgo, ha parlato proprio di questa importanza dell'ascolto. E tu Maria Gabriella, perché sei venuta a Lourdes? Allora, buongiorno a tutti, a Lourdes per condividere, per far servizio, per ascoltare e per camminare insieme come appunto ci ha appena ricordato il Vangelo. E il Vangelo ci dice e mi ha detto tante volte, così come ho fatto io, fate anche voi. E cerchiamo nella quotidianità anche di Lourdes di spezzare il pane quotidiano, che vuol dire servire, ascoltare, ridere, piangere insieme, consolare, tante belle cose. Allora, dovete sapere che le giornate qui a Lourdes sono scandite da appuntamenti e le sorelle, insieme con i barrellieri, ma le sorelle in modo particolare, hanno degli incarichi. Voi a che piano siete e il tuo incarico è quello di seguire, il vostro incarico è quello di seguire i malati, ma che cosa fate oltre a quello? Allora, io presto servizio al terzo piano del Salus, che è questa struttura che appunto accoglie gli ammalati. Tra le varie attività ci può essere quella dello svegliarli la mattina, quindi dargli il buongiorno e caricarli insomma per la giornata, poi aiutarli nel vestire, nel prepararsi per scendere giù a far colazione, poi per le varie attività della mattina o del pomeriggio e quindi poi anche quello di, cioè proprio al piano facciamo questo, quindi rassettiamo le stanze e li aiutiamo a lavarsi, insomma a prepararsi e poi appunto eventualmente li portiamo anche fuori, anche noi stesse sorelle, non soltanto i barellieri, ecco. E tu che cosa fai? Sempre come lei, sono al terzo piano quest'anno e siamo addetti appunto all'accompagnamento, all'accoglienza ieri e all'accompagnamento dei nostri amici che hanno bisogno. Stamattina per esempio noi sorelle siamo state di pulizie perché ci sono i turni, siamo divise in squadre e il turno precedente al nostro li ha accompagnati a far colazione, poi noi abbiamo rassettato le camere, fatto i letti, lavato i bagni e poi siamo uscite, siamo venute alla messa anche noi. Allora, la domanda che faccio a tutte e due, ma voi venite qui per lavorare, non venite qui, e allora perché si viene a Lourdes? Torno a ripetere. Perché sono sempre andata a casa con... ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. Si viene a casa perché? Cioè, si viene a Lourdes perché? Proprio anche per quello, nel senso troviamo proprio la carica, cioè non siamo tanto noi a dare la carica, ma riceviamo tantissimo, tantissimo, ci portiamo a casa tutte le parole ricevute dagli ammalati, tutte quelle storie che si sentono di condividere con noi e appunto è tutto arricchimento.
Allora, questa è un po' la storia. Vedete che c'è veramente un po' di traffico adesso, proprio perché tutta la chiesa che sta sotto di noi si sta svuotando e i pellegrini stanno andando appunto a fare la foto di gruppo, poi sicuramente ci sarà il passaggio alla grotta, eccetera. E vi presento i due ospiti che sono il simbolo dei protagonisti del pellegrinaggio di Lourdes, ovvero i malati. Il signor Dante, sì, buongiorno. Buongiorno. E il signor Giambattista. Buongiorno. Eh sì, perché a Lourdes i protagonisti sono loro, il servizio è centrale, ma i protagonisti sono i malati, prendersi cura degli altri, dei più fragili e di voi. Perché siete venuti a Lourdes? Perché Dante è venuto a Lourdes? Perché mi piace pregare. Pregare e quindi alla Madonna, quindi alla grotta? Sì. Quali sono, posso chiedere quali sono le intenzioni? Che cosa chiede alla Madonna? Di star bene. Da quanti anni arriva qua? 8 anni. Tutti gli anni? Sì. E perché? Via del Covid. Ah, via del Covid, giusto, perché il Covid non ha certo aiutato. E lei, Giambattista, perché è venuto qua? Per respirare l'aria che ha respirato la Madonna, come che diceva mia moglie Marù. Ecco. Ed è un momento in cui vi sentite davvero al centro dell'attenzione dei giovani, delle persone qui? Sì, e siamo proprio accolti da tanto amore, ecco, perché queste le sorelle e gli altri che ci seguono sono degli angeli, ecco, i nostri angeli custodi. Eppure a casa, che differenza c'è tra qui e a casa? Ma va bene, io mi trovo sempre bene, ecco, perché con tutto quel che ha da fare il Signore pensa sempre anche a noi altri, ecco. E lei, Dante? Ah, compagna. Compagna, vuol dire uguale. Uguale, sì. Eppure, qua siete al centro, a casa qualche volta ci dimentichiamo dei nostri malati? No, no. 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 Allora, un messaggio importante, quest'anno che cosa volete portarvi a casa da Lourdes? Siamo andati a casa, le preghiere. Le preghiere. E lei, Giambattista? E portare a casa, ecco, questa bella esperienza che si ripete da tanti anni. Prima aiutavo gli altri, adesso vedo che gli altri aiutano me ed è bello così, ecco. Perché questa è l'esperienza. Allora, prima abbiamo raccontato l'esperienza di chi fa servizio, le sorelle, ma poi ci sono coloro che la ricevono e quindi sono loro sono veramente al centro. La cosa particolare è che qui a Lourdes c'è un'attenzione particolare per loro anche durante le celebrazioni, se hanno bisogno di qualsiasi cosa, dalla coperta all'acqua, a qualsiasi cosa, ecco, si fa per loro. La bella esperienza di Lourdes sarebbe poi quella di portarla a casa, di perpetuarla anche nelle altre attività che ci sono quotidianamente. Eh sì. Ecco, questa è un po' la nostra esperienza di oggi e i collegamenti di oggi. Dovete tener conto che la mattina per oggi, per tutti i pellegrini di Lourdes, dell'Unitalsi veronese, si è aperta con, ve lo raccontavo prima, con la messa internazionale a San Pio X. E poi, chiusa la messa, hanno avuto il momento insieme ai gradini della chiesa, qui alle nostre spalle, della foto, quella di rito, quella tradizionale, con tutto il gruppo. Oggi pomeriggio si proseguirà con altri appuntamenti, con altre celebrazioni che poi noi vi racconteremo nel pomeriggio con il nostro notiziario e poi torniamo anche domani mattina.